modifica che non ha nulla di arbitrario, cioè dipende da una regola diacronica pattuita, diciamo così, placita, accettata comunemente, di quelle che sono state l'evoluzione diacronica delle lingue indoeuropee e del latino. Quindi diciamo che sì, è una lingua inventata, ma è una lingua per l'appunto inventata e filologia. È l'inizio della scena iniziale questa qua. Sì, questo è l'inizio proprio della... della preghiera. Io non so se è successo solo a me perché ero archeologo, ma a me sono venuti i brividi. Quando sì, era bellissima, bellissima. È veramente emozionante. Triplice te è stupendo. Questo era una preghiera, era un'invocazione che si faceva a Minerva, cioè nella Virgilio essenzialmente, no? Sì, sì, si vedeva in controluce, diciamo così. No, veramente è stato suggestivo. Cioè, il gioco è stato proprio questo, cioè questo veramente forse ci consente di riflettere un minimo anche su che cos'è il cinema, cos'è l'arte, il cinema e la letteratura, la stessa cosa. Quello che noi abbiamo inventato, io l'ho chiamato un piccolo saggio di dadaismo scientifico, perché insomma mi faceva ridere quello che stavo facendo mentre lo facevo, però diciamo, il punto è come se, no? Allora, diciamo, certe volte l'arte è come se, nel senso che tutto deve essere assolutamente arte fatto, che non vuol dire finto, no? Finto è la banalizzazione, la svalutazione di questa cosa, ma il prodotto d'arte, diciamo, non è realista nel senso che prende una fotografia, cioè, per quello abbiamo altri strumenti, altre cose, non è quello... Diciamo, ci deve dare l'emozione o la sensazione che noi riceveremmo di fronte al reale, ma non deve essere pedisseguamente reale. Ma questo è quello che abbiamo cercato di produrre. Cioè, arte fatto per l'appunto, niente di, diciamo così, niente di diverso.